Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Finora le istituzioni ci hanno fornito risposte vaghe, quali fanno parte di studi per contrastare l'effetto serra o fanno parte di studi per contrastare il terrorismo. In realtà servono per studiare come controllare il clima a proprio piacimento. Questo è un audio che tratta vagamente uno dei temi più discussi negli ambiti della realtà in cui si immagina, si hanno prove testimoniali, si studia, si approfondisce il concetto del grande complottismo internazionale. In particolare lo spunto di questa trasmissione è venuto da una manifestazione che c'è stata a Modena, dove 300 persone da tutta Italia sono dati lì appuntamento, hanno manifestato nel centro cittadino come una manifestazione qualsiasi, con striscioni, con slogan, per avere attenzione e risposte certe sulle scie chimiche. Ora, questo è un periodo in cui siamo abituati a vedere forme diverse di manifestazione di piazza, in cui sembra che i moti popolari stiano trovando nuove forme di aggregazione. Ma fino a che comunque la protesta di piazza è legata a problemi reali, condivisi, concretamente percepibili, come il problema del sovraccarico fiscale, il problema dell'occupazione, il problema della disattenzione della classe politica rispetto ai problemi concreti, sono comunque tutte manifestazioni che in parte chiunque può condividere. Può non condividere il metodo, può non condividere la maniera, però tutti siamo d'accordo che sono situazioni contingenti. Quando le persone si cominciano a dare appuntamento per dibattere sulle scie chimiche, che è un tema spinosissimo e discusso da anni, che io giudico, dal mio punto di vista, lo dico subito, uno dei fantastici e meravigliosi miti contemporanei che servono comunque ad alimentare attenzione, fantasia. Io lo vedo così, che esistono questi aerei misteriosi, cisterna, che volano a quote altissime, che si individuano osservando con il dito mignolo la proporzione per capire qual è l'altezza, che manderebbe una sorta di irrigazione di liquido chimico che avrebbe lo scopo poi di o sterminare parte della popolazione o contaminarne, quindi controllarne altra parte, o creare dei mutamenti, le catastrofi del clima per poter avere una sorta di arma deterrente generale sul mondo. Chi c'è dietro le scie chimiche? Boh, gli americani innanzitutto, che ci sta sempre bene, poi complotti internazionali, l'economia, le banche, sempre i soliti. È interessante e divertente lavorare su questo. Io ho espresso il mio punto di vista e sono contento ci siano persone che abbiano comunque possibilità e capacità e modo di esprimere il loro. Il bello della democrazia è che ognuno può andare in piazza ed esprimere il suo punto di vista. Uno può non condividerlo, può portare tutti gli argomenti. Ma questo pretesto mi dà l'idea di pensare che noi siamo un paese totalmente ignorante dal punto di vista della cultura scientifica, perché esiste una comunità scientifica. Uno può dire che è manipolata, strumentalizzata, quello che vuole, ma in realtà esiste una sorta di riscontro oggettivo. E alcune realtà scientifiche sono continuamente sottoposte a un ripensamento, a una riscrittura e via dicendo. Comunque hanno una forma di oggettivo controllo che permette perlomeno di darci un'idea che esiste qualcosa, non di certo in assoluto, ma perlomeno di attendibile. Perché ho iniziato le scie chimiche? Perché qualcosa di analogo è accaduto nel caso Stamina. Siamo un paese di cui sta ridendo il resto del mondo, ci stanno sghignazzando dietro per come è stato gestito il fatto Stamina. Una sovraesposizione mediatica basata su effetti emotivi, sulla tristissima e dolorosissima vicenda umana di alcune persone, ha fatto sì che qualcosa che non aveva nessun tipo di validazione scientifica passasse per una sorta di metodo, e parlo del metodo Stamina, non è che voglio andare per allusioni, passasse come una sorta di luogo di concentrazione di un altro complottismo internazionale fatto da case farmaceutiche che impedisce a un genio della scienza di esprimersi. Io questa mattina voglio parlarne con serenità, però mi piacerebbe avere anche quello che è
il vostro punto di vista. 800240024. Cosa ne pensate di questo nostro generale atteggiamento a dare sicurezza e certezza ed emotiva diciamo partecipazione a quello che in realtà non ha alcuna base, alcun riscontro, se non comunque la documentazione che portano coloro che si fanno portavoce, interpreti anche sinceri di queste istanze. 800240024. Siete sdraiati in spiaggia con l'intenzione di fare un pisolino, ma il vicino di ombrellone vi fa notare delle strisce bianche nel cielo. Per potergli rispondere dovete prima conoscere la teoria delle scie chimiche. Secondo i suoi sostenitori, gli scia chimisti, le scie sarebbero esperimenti la cui esatta finalità è ancora sconosciuta. Non ci sarebbero però dubbi sul fatto che si tratti di agenti chimici e biologici. In attesa di prove certe, non mancano ipotesi inquietanti e fantasiose sui mandanti. La CIA, la NASA, il Vaticano e perfino Google, ma anche sugli effetti. Si va dalle modificazioni del clima ai test militari, dalle tecniche di condizionamento psicologico piovute dall'alto a strumenti di contenimento demografico. 800240024. Credete che esista una comunità scientifica che può dare delle risposte che perlomeno possano essere prese in considerazione, o pensate che esista veramente una sorta di luogo dell'immaginario in cui possa essere facilmente manipolato e contaminato tutto ciò che in realtà ci viene tenuto nascosto per motivi imprescindibili, perché esistono le forze occulte, i poteri occulti, le grandi sinarchie che vogliono ammaestrare le nostre coscienze? 800240024. Parto dalle scie chimiche, ma ritorno anche sull'analoga maniera in cui hanno affrontato molti media e soprattutto molto dell'opinione pubblica il fatto, la vicenda Stamina. Credete di più al fatto che esistano verità nascoste che le persone ci impediscono, le persone contano di conoscere a fondo, perché è una chiave di lettura pericolosa per chi gestisce il potere, o credete comunque ci siano dei brandelli in realtà a cui comunque ci si può comunque appoggiare, perché esiste una comunità di persone che in parte dedicano la loro esistenza, la loro vita, sinceramente, a darci certezza su quel poco su cui possiamo essere certi. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Stefano Morigi, amico, filosofo della scienza, spesso siamo intrattenuti con lui su questa vicenda. Volevo proprio in maniera laica e al di fuori di ogni convinzione, la mia l'ho espressa sulle scie chimiche, sennò sarei stato disonesto se facessi finta il pesce in barile su questa cosa. Ma in generale, come la vedete? Senza entrare adesso per ora nello specifico di queste due vicende, che ho accoppiato perché secondo me esiste un filo connettivo su queste due vicende, o mi sbaglio? Il filo connettivo c'è, magari ci torniamo dopo. È molto interessante quello che tu dici quando affermi che ognuno ha il diritto di andare in piazza con le sue idee e di esprimerle pubblicamente. Il problema è come le si esprime. Finché si parla di qualsiasi argomento curioso, divertente, si può dire quello che si vuole. Quando quella piazza è la piazza della comunità scientifica, ci sono delle regole con cui si espongono delle idee e ci sono delle precise modalità con cui queste idee vengono esposte a un controllo incrociato. Quando questo meccanismo, che è il meccanismo della comunità scientifica, che è nata così alla fine del Cinquecento, quando ancora si chiamava Repubblica delle Lettere, non funziona o qualcuno pretende di non rispettare, lo si chiama fuori dalla comunità scientifica, per cui per definizione è un ciarlatano. Ora, tu dicevi le verità nascoste. Le verità un ricercatore lo sa, sono tutte nascoste. Il problema è come ci si mette in moto per cercarle, queste verità. Si può farlo come dei rabdomanti dell'assurdo in cerca di qualche curioso indizio che ci si tiene per sé, che dovrebbe costituire la prova di una qualche dietrologia o disegno che mai si rende pubblico fino in fondo, oppure ci si raccolgono dei dati, li si espongono e ci si confronta con gli esperti di una comunità internazionale. Diciamo, c'è un controllo incrociato, quello che noi chiamiamo comunità scientifica. La cosa è costituita, che tutti pensano che esista una sorta di una specie di spettro degli scienziati che poi dice quello che vuole, ma fra scienziati
per capire. Esiste anche una dialettica, anche accesa, anche un contrasto. E qual è il luogo poi di certificazione ultima? Le pubblicazioni scientifiche, le riviste autorizzate? Sì. Esattamente sì, ci sono riviste autorizzate, qualificate di livello internazionale su cui gruppi di ricerca pubblicano i loro risultati. E pubblicarli non significa semplicemente farli uscire su una rivista per far carriera, significa rendere a disposizione i dati acquisiti, le metodologie praticate e le premesse da cui si è partite a tutta la comunità mondiale che è in grado di confermare o di sconfermare quei dati pubblicamente. Questo è il grande gioco della scienza, che è una garanzia anche per chi quel gioco non fa perché fa un altro mestiere. Ecco, però esiste un'altra zona, indubbiamente, nessuno può negare, una specie di area grigia. Poi entriamo nello specifico, abbiamo un ospite che ci parlerà dal suo punto di vista sulle scie chimiche, visto partire da questo. Ma volevo generalizzare un attimo prima il problema. È logico che esiste un'area di sperimentazione, luogo di ricerca scientifica che non può essere pubblicata. È quella che fanno naturalmente i governi quando studiano naturalmente le loro strategie, le loro armi segrete, perché lo fanno, l'hanno sempre fatta. La seconda guerra mondiale ebbe un esito diverso perché fecero saltare dei pozzi di acqua pesante, che sennò Hitler avrebbe avuto la bomba atomica. Quindi si stava ricercando su qualcosa che non era chiaramente pubblicato in quel momento sulle riviste scientifiche. Ecco, rispetto a questa realtà, può accadere in questa zona intermedia qualcosa che la comunità scientifica non riesce arrivare a dare testimonianza o dare verifica? Ma che ci siano dei progetti di ricerca, ci sono stati storicamente, che si è tentato di tenere occultati, questo sì, ma da qui a costruire dei disegni con la pretesa che alcuni nel cucinino di casa propria siano stati in grado di svelare quando la comunità scientifica internazionale no, è puro delirio. Sai, io glielo dico perché se io seguo il filo del racconto mediatico della vicenda Stamina, ad esempio, improvvisamente adesso è cambiata radicalmente. Improvvisamente è sotto accusa tutti gli organi di stampa, l'informazione. C'è un'intervista sulla stampa a Parenzo, la mente delle Iene, che deve dire: ma sì, noi abbiamo fatto solo il nostro dovere, quando in realtà è stato molto ben palese, l'asset di appoggio che c'è stato comunque al vittimismo di Vannoni e di Stam. Improvvisamente viene fuori tutto: che non erano cellule staminali, che erano pericolose e che faceva finta di essere un medico, che chiedeva soldi. Ma tutto, come se ci fosse una sorta di ok, adesso possiamo finalmente smettere di raccontare le frottole e arrivare a una lettura concreta della realtà basata sui fatti. Ma io non so se le Iene hanno fatto il loro dovere, probabilmente sì, bisogna capire qual è il dovere che le Iene si propongono di fare. Allora, aspetta, la Stefano, comunità Stefano, scientifica sì, l'aveva detto già da prima questa cosa. Ecco, quello è il fatto, nessuno ha preso per buono ciò che c'è la comunità scientifica, come se fosse una persona che facesse comunque parte di un organo manovrabile. Fermati un attimo, due telefonate, poi parleremo con Rosario Marcianò, che ricercatore indipendente, la persona che sostiene maggiormente il nostro paese, l'idea del complotto e scie chimiche, però avrà un attimo di pazienza ancora, avrà per lui tutta la seconda parte. Alessandro, veloce. Sì, no, io dicevo, sono delle materie altamente scientifiche, sicuramente siamo ignoranti a capire e stabilire che cosa c'è di vero e che cosa non c'è di vero. Il problema è, al mio parere, che è la politica che è tutta sbagliata. Addirittura il ministro della sanità, che dovrebbe raccontarci se le stamina sono buone o non sono buone, è un ministro, non dottore. Svolge una funzione, lui dovrebbe avere uno staff tecnico di persone che lui svolge una funzione politica. Non è necessario un ministro della sanità sia medico, come non è necessario un ministro dell'agricoltura sia agricoltore. Diciamo che adesso voglio entrare nello specifico della storia, però diventa lunghissimo. Il suo punto di vista qual è, quindi, rispetto a quello che noi diciamo? Non entro nella vicenda perché è complicata e lunga e non abbiamo il tempo. Io 30-40 anni fa già sentivo parlare che gli israeliani potevano far piovere dove e quando volevano loro, e ecco, c'erano questi studi qui, quindi qualche cosa c'è sotto. Ma lei dove ne ha sentito parlare? No, lo sento parlare molto per radio, sui giornali, che gli israeliani fino a 30-40 anni fa sì, potevano... Avevano il controllo del clima, quindi c'è un piano antico e lontano che certifica che l'uso del clima può essere un'arma di guerra. Pier Giorgio, velocemente. Niente, io volevo semplicemente dire che in Italia purtroppo c'è scarsa memoria dei fatti che succedono, perché questo non è un fatto nuovo. Io sono un medico e come professionista
Vorrei ricordare da una parte il caso di Bella, che comunque era un medico, Vannoni ha lavorato in lettere, ma le cui diciamo proposte a suo tempo, come in questo caso, erano state ridicolizzate dalla comunità scientifica internazionale. Nel secondo caso vorrei ricordare il metodo UR, che era un metodo che asseriva, metodo israeliano, che asseriva la possibilità di disintossicare definitivamente nel caso di tossicodipendenze i pazienti, e che fu adottato addirittura dal San Raffaele di Milano, e invece un l'autopagamento che si rivelò del tutto una bufala. Vorrei dire in questo senso che a suo tempo ho vissuto sulla mia pelle anche questi due episodi. Uno, diciamo, personalmente, in quanto in quel momento... Ma si fermi un attimo, per Giorgio, non la voglio interrompere, ma sono veramente fuori tempi. Resti in linea, diamo un attimo il traffico, poi riprendiamo con lei e con Rosario Marcianò. Melog. Cronache meridiane. Il Canada si è distinto nel mondo per aver notato e protestato le scie chimiche sin quando furono osservate per la prima volta in questo paese nell'inverno del 98. Nel marzo del 99, in una piccola città chiamata Hispaniola, ad ovest della città di Southbury, nell'Ontario, i cittadini iniziarono a notare grandi aerei volare avanti e indietro sopra la loro piccola comunità. Rosario Marcianò, buongiorno. Buongiorno. Rosario Marcianò è un ricercatore indipendente, è uno dei principali sostenitori in Italia del complotto sulle scie chimiche. L'ho fatto ascoltare la prima parte della trasmissione perché ho espresso chiaramente il mio punto di vista. Adesso aspetto che lei esprima il suo rispetto, soprattutto nel tempo che abbiamo non potremo mai discutere sulla realtà concreta o irreale delle scie chimiche, ma è il metodo. Secondo lei esiste una comunità scientifica che può essere in qualche maniera essere condizionabile, quindi negare ciò che per lei è molto evidente, che esista un complotto internazionale di condizionamento concreto attraverso appunto un fenomeno di irrigazione chimica, non so come bene chiamarlo, per avere poi dei risultati, non so se di controllo, di sterminio, di condizionamento atmosferico? Guardi, io sono una persona concreta per natura, per cui se il fenomeno non rispondesse a dei dati reali sicuramente mi sarei fermato prima che la magistratura si interessasse alla mia persona, sequestrandomi anche il materiale di prova. Perché lei è stato messo sotto inchiesta per questa cosa? Sì, chiaramente con scuse di ogni genere, ma guarda caso tutte queste inchieste sono nate dalla segnalazione dei cosiddetti negazionisti del fenomeno, che si sono molto interessati affinché fosse la magistratura in qualche modo a segarmi le gambe. Ecco, ma lei cosa aveva di concreto, di prova? Andiamo al punto. Cosa contrapponeva la comunità scientifica? Ha sempre detto che non esiste il fenomeno. Allora, guardi, la comunità scientifica in Italia è praticamente assente, se vogliamo così evitare di dover dire qualcosa di più che non si dovrebbe dire. Ci sono pochi scienziati, come per esempio Luca Romaldini, che è un meteorologo, che si occupano in maniera fattiva e collaborativa riguardo al problema della geoingegneria clandestina, scie chimiche. Quindi già questo è uno scienziato che se ne occupa. Ma dobbiamo andare all'estero, quindi abbiamo per esempio il meteorologo Scott Stevens, l'ingegnere Clifford Carnicom, il fisico canadese Neil Finlay, Michael Spencer. Ma lei mi cita nomi che non ho modo di conoscere. Sono persone comunque che appartengono a quella che si chiama comunità scientifica, cioè, ma no, come mai? Esatto, la comunità scientifica all'estero se ne occupa. Abbiamo anche uno scienziato che è docente universitario in Egitto, che si chiama Monir El Husseini, anche lui si occupa effettivamente del problema da un punto di vista scientifico. Cioè, qui non si tratta, intanto sono offensivi termini come scia chimista, che è un termine inventato da Paolo Attivissimo, noto negazionista del fenomeno. Quindi, non è un reato essere negazionisti, scusi, io stesso penso sia una bufala, e glielo dico francamente, è il mio punto di vista. Se noi siamo degli scia chimisti, quelli che negano il fenomeno, mi permetta, sono negazionisti. Comunque, ah, mica un'offesa, negazionista è brutto dirlo nei campi dei campi di concentramento. È anche brutto definirci scia chimisti, perché sembra assai discriminante. Vabbè, adesso non fermiamoci sull'aspetto comunque, lessicale. A parte questa precisazione, non si tratta in realtà poi di un complotto. Io perché
non ero d'accordo con il metodo con il quale è stata gestita la manifestazione del 21, proprio perché... Ah, perché quindi c'è una sorta di divergenza d'opinione nell'ambito dei sostenitori della teoria delle esce chimiche per la manifestazione. Il problema è che questi aspetti della modifica del clima, che poi è un effetto collaterale e non è l'obiettivo primario... E qual è l'obiettivo primario? Scusi se la stringo, ma il tempo poi mi porta allora, lì. L'obiettivo primario è molto semplice: le tecnologie recenti per le telecomunicazioni radar, per le comunicazioni radar satellitari, sia in ambito civile che militare, non funzionano adeguatamente, e abbiamo dei libri e dei testi e quindi? Dei manuali che lo confermano, non funzionano adeguatamente se è presente una velocità naturale in atmosfera. Ah, quindi è una specie di jamming, di segnale di disturbo per impedire che il nemico possa osservare certe aree dell'ambito. No, qui non si tratta solamente di nemico, perché si tratta di tecnologie anche usate in ambito civile, in ambito meteorologico. I radar in banda KA sono praticamente ciechi, come conferma anche il generale Fabio Mini, in presenza di nuvolosità e di umidità atmosferica. Quindi, mi scusi se ho capito male, bene, si creano delle nuvole artificiali per impedire che i radar possano osservare? No, si creano delle nubi artificiali per impedire che le nubi naturali abbiano a formarsi. Infatti notiamo. E beh, lo scopo qual è di questo? Lo scopo, come l'ho detto, è ottimizzare le comunicazioni radar satellitari. Ma questa è operazione... Ah, quindi c'è un motivo, di militare dietro. Per usare meglio le formazioni satellitari bisogna creare questo scombussolamento artificiale. Allora, il radar MUOS a Niscemi è un radar in banda KA, tanto per fare un esempio. I droni volano grazie alle comunicazioni radar satellitari in bassa frequenza. Quindi, aspetta, senza troppo del particolare, scusi, poi la gente non capisce. Dico, allora, lei ha capito che c'è un motivo dietro. Per far funzionare meglio le comunicazioni in ambito militare occorre fare questa operazione. Ma anche in ambito civile. O in ambito civile. Trascurando che però ha una ricaduta negativa, sulla popolazione. Allora, questo. Intanto specifichiamo che in queste operazioni cooperano anche le compagnie civili, quindi non solo i militari, non si tratta di aerei senza contrassegni, ma si tratta spesso e volentieri, specialmente nelle ore diurne, di aerei civili che adottano particolari additivi come l'additivo Alice, detto Alice perché è un acronimo tra alluminio A e ghiaccio. I metalli pesanti che poi bisogna disintossicarsi, questi sarebbero. A base di alluminio, che chiaramente è un metallo. Poi mi scusi una cosa, perché sennò dovremmo fare un'ora soltanto per spiegare, Marciano. Certo. Possiede tutta questa organizzazione sui capillari, aerei che decollano, aerei che atterrano, abbia una prova scritta? Aspetti, è di una semplicità unica, perché se noi adottiamo il rifornimento di un carburante e di additivi particolari, e per esempio c'è la sindrome aerotossica che lo dimostra, che è una sindrome che si è presentata all'inizio dei primi anni tra il 2000 e il 2001, quindi sicuramente c'è un effetto collaterale dovuto all'inalazione di questi componenti anche tra... Lei cos'è, un chimico? Mi scusi Marciano, lei è un chimico? No, io non sono un chimico, però mi piace essere preparato su tutto quello che è il campo. Quindi lei ha studiato la sua... Si fermi un secondo, Massimo, velocemente, il suo punto di vista. Pronto? Non voglio trascurare il pubblico, sì. Io non sono chimico, non sono fisico, osservo soltanto il cielo. Da molti anni a questa parte, dal 2003, l'anno in cui ci fu quella enorme ondata di calore, osservava le scie? No, da allora no, dopo quell'anno lì ho cominciato. Abbassi la radio. E dopo quell'anno lì ho cominciato a osservare in cielo. Io lavoro andando per strada, guardo sempre eccetera in giro, e ho visto queste scie che di volta in volta questa scia si formava e pian piano si allargava. Beh, lei si conferma quello che abbiamo già detto fino adesso. È chiaro che qualcuno vede le scie chimiche. Stefano Morigi, al di là di tutto, senza entrare nel merito, sennò entreremo nella disquisizione, cosa c'è di sbagliato nel metodo rispetto a tutto quello che stiamo dicendo, secondo te? Beh, c'è di sbagliato il fatto che innanzitutto un signore si permette di dire che in Italia non esiste una comunità scientifica. Forse se lo dice semplicemente perché non ne fa parte, però supponiamo anche che non esista quella internazionale, dice benissimo, ci dica su quale rivista internazionale ha pubblicato i suoi studi. Se li ha pubblicati bene cominceremo a prenderli in esame, a considerarlo come un interlocutore credibile. Diversamente è uno che guarda il cielo come questo ultimo telespettatore e dal suo cucinino pensa di poter interpretare i disegni più reconditi delle grandi capinazioni che vogliono
controllare il mondo e inquinarlo, mentre sì, gli scienziati più strutturati non sono in grado di farlo. Mi sembra chiaro, i punti di vista sono stati esposti. Alla prossima.